odierno, mentre che un giornalista di usare un grazie. Partiamo un po' dal secondo tempo, è stata una specie di evoluzione. Il primo tempo, durante il primo tempo avete rischiato pochissimo, avete concesso pochissimo, poi cos'è successo nell'intervallo? Abbiamo rischiato un po' di più verso la fine, dai, perché comunque dopo il pareggio volevamo vincere magari a tutti i costi la partita e abbiamo lasciato degli spazi che sicuramente non dovevamo. Però penso che la partita non l'abbiamo giocata ad alti ritmi, però si è rischiato poco a parte il finale di partita. Poi in questo periodo gli episodi magari ci girano un po' a sfavore, perché comunque le prestazioni sono state tutte buone e meritavamo sicuramente di più di quello che abbiamo raccolto. A proposito di episodi, ce n'è uno che ti ha visto protagonista, quello del rigore. Puoi ricostruircelo? No, secondo me era fallo netto, poi che non sono caduto, quello non ho trovato giusto cadere, anche perché non è venuto naturale cadere. A me mi ha tirato dalla maglietta e secondo me il rigore era giusto. Però non commento e quindi sono contento del gol, sono contento del pareggio che siamo riusciti ad avere, però sicuramente dobbiamo cercare di, almeno queste partite, dobbiamo portarle a casa. Ti chiedo, tatticamente Donadoni chiede molti inserimenti ai due centrocampisti, alle due mentale, però nonostante questo a volte mi sembra che te sei molto isolato rispetto all'altro punto, piuttosto molto lontano. Tu la vedi così? C'è qualche problema secondo te in questo senso oppure no? No, penso che le prestazioni che abbiamo fatto in queste ultime tre partite lo dimostrano, ecco, abbiamo fatto veramente bene. Peccato per i risultati che abbiamo ottenuto, però sono convinto che possiamo far bene, che dobbiamo far bene. E sicuramente c'è da stare più attenti magari appunto negli ultimi minuti o nei secondi tempi, c'è da essere più attenti e basta. Questo penso sia uno dei piccoli problemi che abbiamo. Il fatto che il Parma prenda un gol nel secondo tempo, secondo te c'è più una casualità, come si evolve la partita, o c'è un problema insomma? L'unico problema forse può essere un po' dell'attenzione, ecco. Stare più attenti e cercare di non prendere gol così. L'ultima cosa per me, il terzultimo posto è vicino, però magari solo come punti. Cioè secondo me comunque le prestazioni hanno dimostrato che il Parma non deve temere. Voi sentite un po' di pressione da questo punto di vista riguardo alla classifica oppure no? Noi dobbiamo guardare avanti. Dobbiamo guardare avanti e andare per la nostra strada. Questo è quello che è meglio per noi. Quindi dobbiamo cercare di non guardare indietro, ma di guardare le squadre che ci sono avanti. Io invece vorrei rimarcare quell'episodio di fair play che ti ha visto protagonista quando sei andato a scagionare l'avversario per il fallo che avevi subito ed è stato perdonato dall'arbitro che già aveva mostrato il cartellino rosso. Ieri sera Donadoni diceva che queste cose dovrebbero essere normali, si fa passare per straordinario qualcosa che è normale. Ecco, tu che sei stato protagonista diretto, che con la tua testimonianza, da quello che si è capito, sei riuscito a fare? L'arbitro aveva già deciso comunque di non ammonire Berami, anche se io il fallo l'ho preso davanti, ho preso un pestone al piede, penso che il fallo l'abbia fatto lui, però ripeto, non mi interessa, quelli sono problemi che riguardano gli arbitri e non me, io non giudico quello che fanno gli altri. Penso in casa mia e guardo quello che facciamo noi. Sicuramente magari sono cose che fanno piacere, fanno bene al calcio e
spero e credo che ce ne debbano essere di più. Insomma, diciamo che è un segnale di collaborazione un po' diverso rispetto al capitano della nazionale Buffon, il quale aveva ammesso che in caso io di... lo ripeto, avrei fatto la stessa cosa di Buffon, quindi trovarsi durante una partita così, andare dall'arbitro a dire che gol, credo che non lo faceva nessuno. Beh, però ieri sera l'avete fatto per i minuti in cui loro stavano per perdere un uomo ed eravate ancora in svantaggio, se non ricordo male. Tanto l'arbitro aveva già deciso di non ammonirlo, quindi aveva già deciso di optare per l'altro giocatore. Okay. Possiamo andare oltre? Grazie. Ci proviamo, non so se ci riesco. No, adesso andiamo oltre, grazie. Il discorso nazionale abbiamo già fatto, grazie. Ah, ok. Allora torniamo invece al Parma, hai battuto un calcio di rigore che potrebbe essere molto pesante, diciamo così, le tue sensazioni. Sì, sì, no, anche per il fatto di come era andata la situazione, di tutta quell'attesa, poteva essere un po' pesante, però ero determinato e sicuro di far gol, è andata bene. Sebastian, sono Vittorio Rotolo, Gazzetta di Parma. Avevo bisogno di chiederti una riflessione sulle dichiarazioni anche del mister ieri sera. Il mister ha detto ogni tanto a questa squadra manca forse un po' di convinzione. Tu poc'anzi dicevi abbiamo dei problemi certe volte di attenzione, ma senti che ci sia un po' poca convinzione al momento di concludere le partite, di vincere? Sì, dal campo sai, te ne rendi conto di meno. È più facile magari da fuori, poi uno come il mister che ha tanta esperienza sia da giocatore che da allenatore queste cose le percepisce meglio, quindi io non ti so dire dal campo, o meglio te lo so dire, sicuramente c'è da migliorare quella tensione in alcune cose, però sicuramente il mister è quello che vede meglio la partita e secondo me c'ha anche ragione, il fatto di essere convinti è un problema che ormai lo abbiamo da diverso tempo, quindi dobbiamo cercare di migliorarlo sempre di più. Sebastiano, ultima domanda, guardiamo almeno per quanto mi riguarda, guardiamo già al prossimo impegno. Andate in casa dell'Atalanta, che è una squadra che al netto delle penalizzazioni a 38 punti sarebbe in zona Europa League. Da cosa deve ripartire il Parma e poi un giudizio anche sul prossimo avversario? Deve ripartire dalla prestazione che stiamo facendo in questo periodo. Dobbiamo sicuramente essere più concreti davanti, perché comunque le occasioni sono tante quelle che abbiamo avuto. E quindi dobbiamo cercare di fare più gol possibili e soprattutto cercare di non perdere, anche perché viene da un campionato importante l'Atalanta e dobbiamo stare attenti, però io sono molto convinto che la mia squadra possa fare bene anche a me. A posto?